Bentornati a tutti su Leggendo con Tulu, sono Liviero e oggi vi parlo di una serie di libri che sono il connubio perfetto fra palestra e lettura. La ruota del tempo di Robert Jordan. Buttate via i pesi, i bilancieri, panca, tutto, sollevate questi e vi fate un fisico da spiaggia in pochissimo, fidatevi. Una serie che definirei mastodontica, ma non solo per la grandezza di ogni libro e per quanti ne compongono l'intera serie, proprio per l'importanza che ha nel panorama fantasy. Iniziamo però col fatto che Robert Jordan non è il vero nome dell'autore, è lo pseudonimo usato da James Oliver Rigney Jr. Infatti questo scrittore ha un sacco di altri libri alle spalle, però ognuno ha usato uno pseudonimo, quindi se volete cercarli, buona caccia al tesoro. La serie conta 14 libri più un prequel. Inizialmente Robert Jordan, che io chiamerò col suo pseudonimo per comodità, aveva detto: io faccio 12 libri, il dodicesimo è l'ultimo, che sia lungo 2 o 3.000 pagine, io quello lì è l'ultimo che faccio. Bene, nel 2007, dopo l'undicesimo, purtroppo è morto. Quindi la casa editrice più la moglie si ritrovano con un sacco di materiale per il dodicesimo e una serie incompleta e hanno dovuto decidere cosa fare. Hanno chiesto aiuto a Brandon Sanderson, che ha accettato, gli hanno dato i capitoli già scritti, tutte le bozze, tutto, ha preso e iniziato a scrivere. E i fan erano contenti perché avrebbero avuto un finale a tutta la serie, soprattutto perché dopo 11 libri dava fastidio l'idea che l'ultimo non sarebbe uscito. Sanderson scrive, a un certo punto però dice una cosa agli editori: forse dovremmo dividerlo in 3 libri perché risulta troppo grande. Ora, se Sanderson ti viene a dire che il libro risulta troppo grande e bisogna dividerlo, la stessa persona che scrive un libro di 1.000 pagine come una passeggiata di salute praticamente, c'è da chiedersi: ma quanto hai scritto con quel poco materiale che ti era rimasto? Il libro viene diviso in 3 e da lì abbiamo 12 libri che diventano 14. Il prequel era già stato scritto da Robert Jordan e si pensava anche di farne un altro, ma non è stato possibile. Ma va bene così. La storia inizia in maniera molto semplice, in realtà ricorda quasi Signore degli Anelli, ma non possiamo parlare di copia in realtà. Sono dei ragazzi che vivono in un villaggio isolato e devono fuggire insieme a una figura più saggia e con maggiori conoscenze, con capacità magiche, perché delle entità oscure li stanno cacciando. Entità oscure che si presentano inizialmente con dei cappucci neri che non si vedono in volto. Ricorda qualcosa, come anche un attraversamento di un fiume che non va proprio bene bene, ricorda qualcosa, ma dopo riesce ad avere una sua identità. Veramente, la ruota del tempo inizia come il Signore degli Anelli, ma già questo bisogna chiarirlo subito. Il Signore degli Anelli ha fatto scuola, è normalissimo trovare libri che vanno a ripescare quella formula. Ma quello che fa Robert Jordan con la ruota del tempo è creare poi tutta un'altra cosa, tutto un nuovo mondo, qualcosa che prende una sua identità, una sua forma, qualcosa che diventa unico. Perché Robert Jordan ci ha messo un impegno che si vede nella creazione di questo mondo, della storia di questo mondo. Ogni cosa viene spiegata, ogni piccolo particolare vedi che è esistente, non deve nemmeno spiegartelo, ma tu vedi che c'è dietro un ragionamento, l'economia di ogni regno, i lavori che ci sono dentro il regno in base alle risorse, i rapporti fra i regni, la cultura delle persone e il loro modo di pensare, però non ti viene sbattuto in faccia o detto in una pappardella lunghissima, quindi non finiamo col sapere il Dow Jones di un regno mentre dall'altro sappiamo il PIL, no. Ma capiamo e comprendiamo tramite poche frasi, brevi descrizioni o magari descrizioni lunghe, ma che sono ai fini narrativi e non solo perché l'autore voleva farti vedere: guarda quanto sono bravo a creare il mondo, guarda, adesso ti faccio 2 pagine di descrizione di come è fatta quella montagna che poi a te non te ne frega nulla perché a livello narrativo non serviva. E quando dico la cultura di ogni regno, si vede che c'è un'attenzione nel creare ogni tipo di politica, modo di pensare in base a come ha deciso che il regno si è sviluppato. Certo, ci sono regni che vanno a richiamare molto il Giappone o la Cina, ma anche altri in cui hanno magari una forma di governo che ricorda la Grecia antica, ma hanno uno stile medievale. Quindi è proprio un miscuglio di cose che è veramente bello. Vi faccio vedere una cosa. Questa è la copertina del primo libro. Come potete vedere, quando si mette a fuoco, c'è uno che sembra un samurai sul cavallo nero. Mettete fuoco. Ecco, ha senso, avete capito, ha senso per la storia, perché quel modo di vestirsi e tutto fa parte di un'intera cultura e popolo.
ma viene giustificato non del ah sì, c'era il Giappone, no, no, viene giustificato proprio del hanno questa abitudine, fanno questo, affrontano spesso questo e si vestono così. Fa parte poi tutto di un bagaglio culturale che tu apprezzi, ma che non ti viene fatto pesare. La ruota del tempo, che poi dà il nome anche alla serie, è qualcosa di concreto che è importante proprio per il mondo, ma anche per la narrazione. E ora vi leggo proprio la parte iniziale, che è uguale in ogni libro. La ruota del tempo gira e le epoche si susseguono, lasciando ricordi che divengono leggenda. La leggenda sfuma nel mito, ma anche il mito è ormai dimenticato quando ritorna l'epoca che lo vide nascere. In un'epoca chiamata da alcuni epoca terza, un'epoca ancora a venire, un'epoca da grande tempo trascorsa, il vento si alzò. Fra questo posto cambia in base al libro al libro. Il vento non era l'inizio. Non c'è inizio né fine nel girare della ruota del tempo, ma fu comunque un inizio. Vi stavo parlando della trama e ho fatto questa enorme divagazione, ma perché queste cose sono centrali. Il fatto che i protagonisti sono dei ragazzi che hanno vissuto dentro un villaggio isolato permette l'escamotage in cui l'autore, tramite altri personaggi, fa conoscere a loro il mondo, ma lo fa conoscere anche a noi. Per questo dicevo che non te lo spiattella davanti, perché racconta le cose in maniera fluida e le inserisce nella narrazione. Ed è un lato positivo questo. Risulterà che i protagonisti, soprattutto uno, saranno importanti per il destino del mondo. Ed è tutto quanto un intreccio che si basa proprio su questo, perché sai come finirà, ma non sai come ci arriveranno e se ci arriveranno. Ed è questo un altro punto di forza di questa serie, perché la profezia c'è, ma in realtà, proprio per come è creata la ruota del tempo, il mondo, non ha quella valenza che avrebbe normalmente. Ma è proprio un ok, queste cose le dicono, ma perché sono già successe e succederanno, ma come? Poi andando avanti si scoprono anche varie fazioni, gruppi, ideologie e obiettivi che vanno a creare un intreccio veramente corposo, enorme e ben fatto, che rende tutto ancora più affascinante con la voglia di sapere come prosegue. Poi in certi punti, posso dirlo tranquillamente, sembra quasi Star Wars, perché spada laser ne abbiamo, un potere che avvolge tutto, che solo certe persone sono in grado di accederci, c'è. Ma il sistema di magia è affascinante. Questo simbolo ha due valenze. Uno è quello che rappresenta le due fazioni di chi detiene i poteri magici in questo mondo, quella femminile e quella maschile, ma è anche la rappresentazione delle fonti del potere, Saidin e Saidar, la metà maschile e la metà femminile. L'attingere a questo potere permette di fare grandi cose, ma ha una specie di bilanciamento, cioè più potere usi, più ti stanchi e ti affatichi fisicamente, fino a rischiare di accumularne così tanto che non puoi più utilizzare la magia. E per un evento storico di questo mondo, la metà maschile è stata contaminata durante una guerra, quindi chiunque utilizzi il potere piano piano tende a diventare pazzo, o come viene definito, una persona che si decompone ancora viva. Però questo introduce il rapporto fra i generi. In questa serie c'è un continuo scontro di generi. Le donne che detengono il potere sono tante, ma per una questione storica e di sviluppo della civiltà viene giustificato, e gli uomini, che anche loro a volte detengono il potere, ma non è patriarcato. E questo poi ritornerà, perché è uno dei punti di criticità, non questo problema dei generi, ma come si sviluppa con certi personaggi. Ora arriviamo al punto in cui ho trovato delle criticità personali. Io sono arrivato all'ottavo libro di 14. Devo proseguire, solo che queste criticità, fra virgolette, mi rallentano molto, perché mi fanno un po' passare la voglia di proseguire. Quindi sappiate che quello che dirò sarà basato su quello che ho letto finora. Proseguirò, farò altri video in cui parlo del percorso che sto facendo per finire questa saga. Alla fine della saga, se volete, si festeggia, apriamo spumante, quello che volete. Ma ora concentriamoci sul fatto che io sono a 8 libri di 14 e ho notato queste cose. La prima è: questa lotta di generi tende molto a rallentare lo sviluppo dei personaggi o a bloccarlo. Ci sono personaggi in cui il preconcetto di com'è l'altro genere sembra scontrarsi con la realtà. Prendiamo l'esempio tipico, Naivae o Nivae, non lo so bene qual è la pronuncia, ma questo personaggio, questa donna, è l'esempio perfetto di quello che intendo.
Lei ha un astio molto forte verso gli uomini, li considera o inetti, incapaci o che si vanno a mettere nei guai. E in certi casi succede, ma in molti altri ci sono persone, uomini, che invece vogliono aiutarla, l'aiutano, ma lei non cambia la sua idea e si blocca proprio sull'idea del ma tanto. No, soprattutto in certi casi tende a essere sfibrante perché non ha più senso. Un personaggio maschile aiuta lei e altre due a liberarsi da una situazione in cui erano, diciamo, bloccate. E tutte e tre hanno trattato questa persona come se non dovesse essere lì. Si sarebbero liberate da sole, quando si sa che non potevano. Si sarebbero liberate da sole, non doveva essere lì, eccolo lì, il solito uomo che si va a mettere nei guai. E lì sei un po' raggelato quasi dalla situazione perché ma avete visto cosa è successo? Avete visto in che situazione eravate? Vi ha aiutato e per un preconcetto gli andate contro? E in più questa cosa va a ripercuotersi molti libri più avanti, perché questa persona, quest'uomo, ragazzo, se l'è legata, ma giustamente, e loro continuano a pensare che invece non hanno fatto nulla di sbagliato. Questo è un rallentamento, un blocco, chiamatelo come volete, ma dello sviluppo dei personaggi in base a ciò che avviene, perché questo è proprio uno scoglio in cui i personaggi si scontrano in continuazione, i loro preconcetti non vanno a collimare con la realtà. Quando succede qualcosa che è diverso da come loro lo pensano, è come se non volessero vederlo. E questo va sull'alta criticità. Quando un personaggio si innamora, lo abbiamo perso. Non muore, ma proprio mentalmente s'azzera. Capirei fosse una serie che parla delle armi e dell'amor, ma no, è un altro tipo di serie e dovrebbe parlare di intrecci, sviluppi, intrighi e tutto. Ma quando un personaggio si innamora, è come se in compagnia della persona amata gli si riempie il cervello d'acqua, proprio non c'è. Succedono le cose, così, oppure fanno pazzie che non hanno senso per il personaggio e lo sanno anche, lo dicono, e quello è il peggio, dicono anche ma non avrei mai fatto una roba del genere normalmente, ma è a causa sua, così, e si buttano nei rischi, cioè vanno a ledere tutto uno sviluppo perché per l'amore fanno cavolate. E veramente non ha senso. E poi anche il fatto che quando una donna si innamora inizialmente nega, lei non è innamorata, non può essere così stupida, che cos'è una bambina? No. Poi quando cede l'abbiamo persa. Gli uomini sono invece più ma cosa ci trova in me? Ma come fa a amarmi? Ma sarò innamorato? È questo che vuol dire amore? Ma è questo l'effetto che fanno le donne? Bimbo mio, dai, ce la fai, dai, puoi farcela. Non far così, anche perché a me scende il latte alle ginocchia quando ti leggo così. Soprattutto tu, che hai combattuto, hai vissuto qualunque cosa, hai mostrato una forza interiore assurda, e poi appena vedi una donna, vuoto, e nulla. E niente, ce li teniamo così, innamorati persi e vuoti. E che si fa? E perché queste criticità tendono a rallentarmi nella lettura? Perché quando sono ripetitive, continue, la narrazione sembra quasi rallentare e fermarsi per queste cose, diciamo che passa un po' la voglia di proseguire, anche perché i libri sono grandi, ma in genere può capitare che in un intero libro succede veramente pochissimo e quando siamo alla fine c'è una specie di corsa dell'evento grandioso, ma soprattutto verso la metà i libri tendono a rallentare molto il ritmo e non succede molto, ma sono tante pagine piene di queste cose e queste criticità vanno molto a influire anche sul ritmo di lettura. Per questo vado molto a rilento, è da anni che le sto leggendo e sono all'ottavo di 14, perché questi eventi, questi modi di pensare fanno perdere molto la voglia. E ora parliamo dell'ultima, giuro, criticità, ma questa è più una cosa estetica e che non va a influire circa. E riguarda le case editrici, quindi il canale forse verrà bloccato. Questo è il primo libro, con la copertina della Fanucci, la vecchia versione, ed è molto bella, disegnata, con colori pastello, è gradevole, e rappresenta una scena del libro. Questa è l'edizione dopo della Fanucci. La ruota, che credo sia la ruota, è un oblò. Abbiamo una silhouette nera e c'è una silhouette nera in ogni libro di un personaggio diverso che diventa più indovina il Pokémon perché devi scoprire chi è, e qualche tipo di struttura reale. Cioè, credo presa in Italia questa?
qui abbiamo un bellissimo deserto e credo sia un Pokémon della quinta generazione. E poi abbiamo le nuove copertine, che sono molto belline, sembrano tornare indietro ma mettere qualcosa di innovativo, molto colorate. Sono belle, ma non capisco, nel senso, mi danno come la sensazione che volessero comunicare qualcosa ma che non mi arriva. Non so per voi se è lo stesso. E ora parliamo delle influenze che ha avuto questa saga, perché in America è stata molto importante. E infatti in vari tipi di scritti, fumetti americani, si trova ogni tanto una citazione, magari anche solo una piccola presa in giro e tutto, in maniera rispettosa. Però si vede che è un libro che è girato molto. E abbiamo anche un gioco pubblicato dall'Atari, che è uscito anche in Italia, un gioco di ruolo pubblicato dalla Wizards of the Coast, e l'anno scorso è stato annunciato che sarebbe uscita la serie TV della Ruota del Tempo. E io non mi sbilancio, ne parleremo quando esce, va bene? Diciamo che si sa che fine fanno le serie TV basate sui libri fantasy. Possono essere un successo finché gli autori non ci mettono mano, o questo. Quindi questa è la situazione, per questo non mi voglio sbilanciare. E con questo concludo il primo video della serie, perché dovrò finirla e voglio finirla. Ci vediamo per la prossima recensione. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi se volete, e alla prossima. Ciao! Sai che c'è? A sto giro vado neutro. Qualunque cosa mi dai, va bene. Veramente, non dico più nulla. Tanto abbiamo già capito come andare. Giustamente, dopo la ruota, si deve parlare della spada.